Professor Franco Cardini, martiri letterari del Casinò di Sanremo con il suo ultimo saggio La deriva dell'Occidente. Professor Cardini, che cosa intende per Occidente e cosa dobbiamo aspettarci di così pericoloso? Beh, ecco, per l'Occidente questa è una bella domanda, perché sono... si potrebbe partire da Eschilo forse, quindi siamo nel V-IV secolo avanti Cristo, che si parla di Occidente e d'Oriente, e apparentemente è ovvio, l'Oriente è il luogo da cui sorge il sole e l'Occidente è quello dove il sole va a dormire. Però in realtà non sono connotazioni solo geografiche, sono anche connotazioni storiche, culturali, letterarie, e quindi in pratica si può dire che le categorie di Occidente e di Oriente sono, un matematico direbbe, a geometria variabile. Per capirle bene bisogna vedere in quale contesto si parla, in quale momento particolare, in quale tipo di cultura. Per esempio c'è un esempio illustre, assolutamente contemporaneo, di un personaggio senza dubbio importante nella storia mondiale di oggi, molto discusso, ma appunto per questo molto importante, che è Vladimir Putin, uomo colto, russo che è stato a lungo in Europa, soprattutto in Germania, parla perfettamente tedesco e correntemente inglese, ed è sempre stato un uomo, un amante della cultura europea e occidentale. Le circostanze politiche, il linguaggio politico, anche il linguaggio mediatico, lo ha portato a dire recentemente una cosa che nessuno ha notato, perché tutti l'hanno trovata del tutto normale, cioè la Russia in questo momento è in guerra contro l'Occidente. E per l'Occidente Putin intende una cosa precisa e a mio avviso anche condivisibile, cioè il blocco, praticamente il blocco degli Stati Uniti, dei paesi dell'Europa occidentale, dei paesi del Commonwealth, quindi non tutta l'Europa, ma la maggior parte dell'Europa, la stragrande maggioranza dell'Europa si sta allineando su quelle posizioni, e quello è l'Occidente. E l'Occidente non è portatore solo di un messaggio politico, di evidentemente di egemonia politica, ma è portatore anche di un linguaggio di egemonia economica. Occidente vuol dire l'area del dollaro, Occidente vuol dire l'area del libero mercato. Quindi Occidente vuol dire una società strutturata sulle basi di un presupposto assolutamente moderno, che è il primato dell'economia e della finanza rispetto alla politica. Questo significa che nella testa del signor Putin e dei suoi alleati c'è evidentemente, fra l'altro, non solo quello, ma fra l'altro, un diverso pensiero, un diverso disegno di società, che è molto evidente nella, i politologi la chiamano democrazia autoritaria. Trovo che sia una definizione un po' difficile, ma migliore di quella un po' troppo pittoresca di autocrazia. Non parliamo di parole tipo dittatura, tirannia, che sono in gran parte emozionali. Certamente questa democrazia autoritaria è una democrazia che è molto ristretta nelle sue norme, nelle norme del rapporto fra elettore e eletto, fra governati e governanti, ma è nello stesso tempo più attenta ai problemi del sociale di quanto non sia invece il mondo occidentale, che ormai ha scelto un liberismo sempre più ampio. E liberismo vuol dire libertà di tutti, ma in realtà non vuol dire uguaglianza, perché quando c'è libertà di tutti si sviluppano sistemi socialmente ed economicamente ineguali, e questo credo sia chiarissimo a chiunque, cioè più c'è libertà e più c'è differenza, che concettualmente è anche una bellissima cosa, ma nella pratica, quando poi siamo a una situazione come quella denunziata di recente dalle Nazioni Unite, eccetera, un impoverimento che arriva fino a livelli di miseria allarmanti, che tocca in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, i tre quarti dell'umanità, il che vuol dire su 8 miliardi quanti siamo, circa 5 miliardi sono nell'area della povertà,
e una buona percentuale di loro nell'area della mancanza della sussistenza elementare, beh, allora vuol dire che qualche cosa non va bene, che qualche cosa va corretto, e correggere un problema di questo genere richiederebbe una governance mondiale. Questa non c'è. Noi abbiamo le Nazioni Unite, però le Nazioni Unite sono condizionate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è formato dai quattro paesi che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, ancora, dopo 80 anni, come se non fosse successo nulla, più la Cina, ed è evidente che la Cina almeno ci doveva entrare. Questo Consiglio di Sicurezza praticamente paralizza, ormai lo sappiamo da esperienza pluridecennale, paralizza tutte le iniziative importanti delle Nazioni Unite, che infatti davanti ai grandi problemi si rivelano impotenti. Allora ricorriamo al G20, ricorriamo al G7, cioè alle assemblee dei paesi che contano e magari delle lobbies che contano. E questo obiettivamente non è un ampliamento della democrazia, al contrario, è un restringimento della democrazia, è il passaggio lento dalla democrazia a un sistema di tipo oligarchico. Ora è evidente che tutto questo rientra nell'ordine del gioco della nostra vita democratica, ma che bisognerebbe ricorrere ai ripari in un senso umanitariamente più aperto e più sensibile, e questo è più difficile da ottenersi. Questo è il grande problema del giorno d'oggi, che in fondo si riassume in un'espressione, in una sintesi molto semplice. Il giorno d'oggi ha bisogno di una capillare ridistribuzione della ricchezza. Capillare e concordata e controllata il più possibile da tutti. Questo non è possibile, le nostre democrazie non sono democrazie dirette. La democrazia diretta si può fare nei piccoli paesi, forse si poteva fare nell'antica Atene fra qualche migliaio di persone. Oggi per forza di cose le democrazie devono essere democrazie indirette, cioè si delegano i propri rappresentanti e bisogna vedere ogni quanto tempo, in che modo, con quali leggi. Questo è un problema oggi, perché oggi noi siamo in una fase di cambiamento generale, di cambiamento, proprio del cambiamento dell'epoca, l'ha detto molto bene il Papa. Questo non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento d'epoca. Semplice fatto che 30 anni fa c'era una sola potenza che dominava il mondo, e tutto sommato il mondo era o sembrava abbastanza contento adesso di essere dominato da una potenza benevola, liberale in tutti i sensi, e oggi questo non è più così. Oggi sono nate altre realtà, può piacere o non piacere, ma ci sono altri soggetti, e con questi soggetti bisogna fare i conti. Fra tutti i conti da fare, forse il più sbagliato è quello del confronto militare. In questo momento noi invece purtroppo siamo in un momento particolarmente delicato, dove sembra che a un numero sempre maggiore di governanti, di persone che contano, governi, grandi lobbies, grandi banche e via discorrendo, le soluzioni militari tutto sommato non dispiacciono, almeno finché restano limitate, col rischio però che la limitatezza di queste soluzioni si allarghi sempre di più a macchia d'olio, che i vari focolai si uniscano e che alla fine si arrivi a un conflitto generale, a quello che noi chiamiamo una guerra mondiale. E questo è il rischio da correre, ma questo sarebbe anche il problema da evitare.